Niccolò è proprio una visione che lui ha di questo mestiere, che è l'insegnamento più grande che mi ha dato in questi anni. In questo episodio era necessario per me esprimere totalmente al 100% il mio gusto. 30, 40, 50, 60 anni, ma quando è che si smette di fare danni? Un tramonto che scappa veloce. Ti sei mai chiesto quello che ti piace davvero? Mentre scrivevo il disco era un periodo in cui pensavo tanto al tempo, all'età che cresce, alle responsabilità che cambiano, alle persone che mi stanno accanto, dai miei genitori ai miei amici. Il tempo l'ho analizzato, sì, è stata un'analisi con me stesso, ma soprattutto guardando gli altri. Anche lo spazio è una cosa a cui ho fatto molta attenzione, a rendere visibile mentre scrivo il disco. Girando comunque come un matto in questi ultimi 2 anni, le finestre da cui guardavo fuori erano completamente diverse e i panorami erano completamente diversi. Quindi la stessa storia collocata in un posto diverso ovviamente assume sfumature completamente opposte anche. La montagna, l'estate, il pallone, condividere paure con chi sa già come si fanno. Non impazzire. L'amicizia è proprio l'argomento principale perché mi sono reso conto che soffrivo di egocentrismo. Facendo questo mestiere comunque sei soggetto ad avere i riflettori puntati addosso e quando anche scendi dal palco comunque un po' quella roba rimane. Quando mi sono un po' allontanato da casa e dalla cerchia di amicizie mi sono reso conto che avevo proprio bisogno di vedere io meglio loro, cioè di concentrarmi io molto di più sui rapporti che avevo con queste persone. Per cui mi è venuto naturale poi scrivere canzoni sui miei amici, sulla mia famiglia. Questo episodio era necessario per me esprimere totalmente al 100% il mio gusto. E per esempio, Ultimo Chilometro, che ha questa, anche tecnicamente proprio, questa chitarra stereo con la voce stereo, come faceva Elliott Smith, che era una delle peculiarità della sonorità di Elliott Smith, era quella roba lì di tutto aperto, che poi hanno ripreso in Mille, ma anche Sufjan Stevens ha fatto proprio quel lavoro lì. O altri pezzi che c'è quello che è super acustico, poi per esempio c'è Punk Rock con le ali, che ha quasi sonorità, quasi new wave, con dei sintetizzatori, insomma, un po' come quando fai le playlist, che metti le cose che ti piacciono, questi sono i suoni e sono le atmosfere che piacciono a me. Parole con cui spiegarci, scorrendo col dito all'infinito, dimostrando noi stessi di aver capito. Non mi sono posto nessun problema. Alcuni pezzi li abbiamo, per esempio Organomante, che è l'ultima traccia, l'abbiamo registrata in presa diretta. Quando con dei musicisti inizia un loop strumentale e va avanti e senti che c'è un'evoluzione, non ti chiedi poi quanto sta durando. E quando abbiamo finito abbiamo visto che avevamo suonato per 9 minuti e mezzo e mi ha detto, boh, perfetto, è questo. Anche altri pezzi in cui il testo e la forma canzone, cioè la strofa e il ritornello, non bastavano a esprimere esattamente il concetto o quello che avevo in mente. Quindi sono tutti elementi che abbiamo inserito un po' fregandocene di quello che le radio avrebbero pensato, perché non c'è una sicurezza di fare il pezzo di 3 minuti e quindi vai in radio, per cui a sto punto abbiamo scelto di fare cosa volevamo. Adesso il mio obiettivo più grande è quello di vedere gente ai concerti e come metro di misura sicuramente Spotify è il mezzo in questo momento più utilizzato per ascoltare musica. Offre delle statistiche molto precise per cui è un giochino divertente andare a vedere come stanno andando le cose. Mi piace cambiare lavoro, mi piace fumare in macchina da solo. Mi piace quando balla perché sembra un fuoco, il silenzio, le rocce, gli alberi, le foto. Quando passi 2 anni insieme in giro per l'Italia a fare concerti, al di là del momento sul palco, poi si crea proprio una contaminazione che le persone diventano sempre più simili, no? Con Nicolò, oltre alle cose tecniche che credo di aver imparato da lui, c'è proprio una visione che lui ha di questo mestiere, che è l'insegnamento più grande che mi ha dato in questi anni. Il fatto di sentirsi privilegiati a poterlo fare, poter girare l'Italia, la cosa che ci piace di più di tutte. Io invece ho cercato di fare un lavoro di allontanamento, almeno dalle sonorità di Niccolò, perché mi sembrava veramente troppo scontato e paraculo sfruttare la scia di questi 2 anni insieme, cercando di emularlo in qualche modo. Ovviamente non nascondo che ci sono delle cose che magari ricordano Niccolò e in una, cioè in Organomante, proprio ho sentito che il Fabi stava entrando, e cioè l'ho lasciato entrare nel senso che è giusto che in qualche modo venga rappresentato senza forzarmi. Negli altri ho cercato proprio di un po' di frenarlo, no?
Un saluto agli amici di Fanpage da Alberto Bianco.